Ragazzi, 10 trip da parcheggio, ora. Quindi bel testone. Amicizia ragazzi, l'amicizia. Ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Ho fatto male al ginocchio a fare il cardigan. Sono ormai passati 2 anni dal video che ho fatto durante la pandemia dei 10 trick da fare in mountain bike in piano. Quel video è stato il mio primo video che ha raggiunto il 1 milione di visualizzazioni. Infatti grazie mille per questi traguardi, ragazzi, è tutto merito vostro. Grazie mille, l'avete apprezzato un sacco e ho detto, beh, la pandemia non c'è più. Però di trick da fare per tutti ce ne sono veramente una marea, e anche facilissimi e divertentissimi. Quindi ho detto, ma il luogo chiaramente dove tutti possono andare sono i parcheggi o i campi da basket, per esempio. L'importante, ragazzi, è che siano vuoti come questo. Non vi consiglio di andare in un parcheggio di un supermercato affollato, perché rischiate solo di farvi tirare sotto. E soprattutto andateci in bici al parcheggio, non fate come me che sono andato in macchina e sono a 1 chilometro da casa. Ma basta chiacchiere, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e iniziamo subito col calcio d'inizio. Ragazzi, per questo trick non serve saper nemmeno stare in equilibrio sulla bici. È solo un modo per tirare sulla bici in maniera figa e stilosa. Vi ricordate il cardigan nel primo video? Ecco, quello era già molto più difficile. Questa è una stupidata. Basta che posizionate la bici a terra nella maniera corretta. Alzate il pedale dalla parte che appoggiate la bici. Girate il manubrio di 90 gradi rispetto al telaio, in modo tale che il manubrio appoggi bene per terra e la ruota anteriore riesca a ruotare quando tirate sulla bici. Mi raccomando, questo passaggio è molto importante, perché se non mettete il manubrio nella posizione corretta la bici non verrà mai su. Qui, soprattutto sulla ruota posteriore, c'è questo spazio tra ruota e asfalto. Da qui un bel pestone col piede sinistro. Chiaramente, ragazzi, è difficile farla salire col manubrio girato, ma se lo provate un po' di volte. Trick numero 2, l'influencer. Perché l'ho chiamato influencer, ragazzi? Perché chiaramente potete farvi fare anche la foto mentre lo fate, da postare poi su Instagram. Mi raccomando, ragazzi, se fate questi trick e li filmate col telefono, postateli taggandomi, in modo tale che così il video va nella mia pagina di Instagram, nella sezione taggati, e io riesco a vederli tutti. Buongiorno. Buongiorno anche a lei. Anche questo facilissimo, tirate la bici in verticale. È molto importante che cercate di trovare l'equilibrio della bici in modo tale da non farla cadere inutilmente. Provate prima a mollare un po' le mani senza fare ovviamente il 360. Togliete le mani, cercate l'equilibrio. Quando l'avete trovato, vi consiglio, tenete il freno premuto dietro finché non mollate le mani. Mollate e dovete essere bravi, dagli il giusto colpo lasciandola in modo tale che lei rimanga in verticale in equilibrio. Voi riuscite a fare il 360 e lo riprendete sul manubrio. Ovviamente il trick è chiuso se riprendete la bici sul manubrio, non che cade, la prendete dalla sella, la prendete sul telaio, così non va bene. Vai in piedi da sola. Stiamo provando. Terzo trick, Spider-Man, ragazzi. Un pochino più tecnico come trick, ma adesso se seguite questi step diventerà semplicissimo. Prima di tutto dovete saper scendere e salire dalla bici in maniera dinamica. Quindi saltare giù in corsa dalla bici, correre di fianco alla bici e risaltare su riprendendo i pedali. La parte importante di questa cosa è riprendere nella maniera corretta i pedali. Dopodiché provate a avvicinarvi al muro lentamente, provate soltanto magari a lanciarvi dalla bici al muro, magari anche a piedi pari, toccare il muro di piedi e riscendere mettendo i piedi per terra. Non risalire subito sulla bici. Dopo provate soltanto a fare magari un tocco e risalite sulla bici. E qui dovete stare attenti, maschietti, ai gioiellini, ragazzi, perché se risalite sulla bici senza prendere i pedali, le palline fanno. Una volta che siete riusciti a fare questo step, non vi resta che arrivare con nonchalance sul muro, fare quanti più passi potete sul muro e risalire sulla bici. È scivolosissimo questo muro. Ma è liscio, ecco perché è scivoloso. Il muro più scivoloso della terra, cioè. È lucido. Ragazzi, se avete problemi, sapete cosa dovete fare. Basta venire al Monza Pizza e troverete i muri perfetti per fare tutti i trick. Vediamo quanti passi riuscite a fare voi. Ecco a voi la cicletta, ragazzi. Portatile e ovunque.
Non credo ci sia molto da dire, ragazzi, se non capottare la bici al contrario. Con la sella bassa, perché se tenete la sella alta rischierete di capottarvi. E l'unico tip che vi posso dare è: quando salite sulla bici tenete un pedale giù e un pedale su, in modo tale che vi appoggiate sul pedale basso, mettete una mano sulla ruota davanti per tenervi e piano piano salite, vi sedete sulla ruota anteriore trovando il punto di equilibrio e il gioco è fatto, ragazzi. Iniziate a pedalare e potete star lì anche 2 ore, tranquilli. Ah, e chiaramente, ragazzi, non dimenticatevi di integrare sempre sulla cyclette barrettina multicellulare di Foodspring, perfetta per la colazione la mattina, ragazzi, ci voleva. Quinto trick, ragazzi, il Titanic. È certo che l'avete già visto, ragazzi, questo trick. L'avete visto nel video dell'Urban Downhill che abbiamo fatto con la Genga Monza. A differenza dei trick di prima, ecco, qua serve tantissimo equilibrio. Questo trick è praticamente impossibile con le bici senza ammortizzatore posteriore. Dovete avere un ammortizzatore posteriore con un leveraggio. Il leveraggio, ragazzi, è quella parte della bicicletta che trasferisce l'escursione dell'ammortizzatore al telaio. Nella Ruth Miller sembra praticamente fatto apposta per fare questo trick. È bello ampio, i piedi ci stanno su benissimo e quindi viene abbastanza semplice. Iniziate a saltare sulla bici e mettere i piedi appunto sul leveraggio. Fate un paio di volte così per prendere confidenza con questa posizione. E ragazzi, poi c'è il momento fatidico dove dovete mollare le mani e alzarvi in piedi. Cosa importante, ragazzi, è salite, provate a staccare piano, prendete i riferimenti, non tiratevi su subito, poco alla volta. Fa abbastanza paura perché sarete molto in alto sulla bici e soprattutto se cadete, cadete sulla bici generalmente, quindi non è il top del top, è abbastanza difficile come trick. Come tutti i trick senza mani, più andate veloci, più avete stabilità, perché il manubrio tenderà a rimanere dritto e non girare a caso. Questo trick sperimentatelo in un prato, in modo tale che se cadete siete almeno sull'erba e non sul cemento duro. Ah, e mi raccomando, casco in testa, ben allacciato, luci accese anche di giorno e la prudenza sempre. Questo sesto trick, ragazzi, assomiglia al nome di un trick che si fa in dirt, che è Superman, ma è un pochino diverso. Come per lo Spider-Man, ragazzi, qui dovete essere molto bravi a riprendere i pedali. Tanto per iniziare dovete sapere impennare per fare questa cosa. Quindi, se non lo sapete fare, mi raccomando, andate a vedere il video dove ho fatto di 10 trick, dove insegnavo anche a impennare. Per tirare sulla bici non dovete tirare semplicemente come un manual, perché vi risulterà molto difficile tirare su una bici in questo modo, a meno che non sia una bici da dirt, che è molto facile da tirare su. Volendo si può, però dovete proprio tirare veramente tanto. Se riuscite a farlo in manual vuol dire che avete una bella spinta per imparare poi anche backflip quando venite al Monza Pizza. Se avete la bici da enduro è molto più semplice aiutarvi con un colpo di pedale per tirare sulla bici, molto deciso, in modo tale che lei schizzi via e spari in aria. Una volta che è in aria sfruttate la forza della bici che va su, in modo tale che quando torna indietro voi risaltate semplicemente sulla bici. Quando portate a ballare la vostra ragazza, non gli fate mai fare il giro, il valzer? Con l'enduro è troppo sbatto, è troppo pesante. Lo faccio fare all'alboreto con la dirt. Oh! Avvisa però quando devi chiamare, no? Vabbè. In bagno. Avevo bisogno. Lavori o non lavori qua, eh? Te lo faccio subito allora. Porca puttana, che male. Ragazzi, arrivato in soccorso l'alboreto con la dirt, dovrebbe essere più facile. Poi lui di questo trick, esperto, ne sa. Campione del mondo. Esatto, campione del mondo di questo trick, quindi. Belli i guanti di Toto, ma non per questo trick. Vi consiglio caldamente di non fare questo trick con i guanti, perché sennò rischiate di farvi quasi male al polso. Infatti il segreto per far girare la bici in questo modo è tenere la manopola, ma tenerla non troppo stretta, in modo tale che vi possa girare sotto il palmo. Ragazzi, in questo caso è molto importante che partite ruotando già bene la mano e il polso sulla manopola in avanti. Tippettina che abbiamo appena scoperto, prendete un po' di terrina, riempitevi le mani di terra e anche la manopola riempitela di terra, così adesso è bella secca, asciutta e gira bene. E now look at the shit, bro. Chiaramente le prime volte fatelo al rallentatore il movimento, cioè non dovete farlo subito in corsa correndo, farlo dinamico, perché sennò vi incastrate e vi tirate la bici nelle ginocchia. E mi raccomando, se lo fate meglio di noi, fate il video e taggateci.
Mamma, mamma, guarda, guarda! Senza mani! Avete presente il detto? Guarda mamma senza mani, guarda mamma senza piedi, guarda mamma senza denti. Eh sì ragazzi, è proprio il mamma trick. Questo è il trick che dovete proprio far vedere a vostra mamma, perché si spaventerà. È un suicide praticamente, però si atterra senza mani. Ovviamente fatelo in bunny hop ragazzi, non azzardatevi a farlo sui salti, perché 200% vi si chiude lo sterzo e tirate una mina della madonna. Molto semplice. Step 1, saper far bunny hop o ollie. Step 2, provate a alzarvi in piedi e togliere le mani e stare un po' senza mani. Provate a fare bunny hop e mollare entrambe le mani, ma non alzatevi col busto alto all'inizio, perché le prime volte vi partirà avanti la bici e rischierete di schienare all'indietro. Quindi fatelo con cautela, tenete sempre le mani vicino al manubrio in modo tale che se sentite che perdete l'equilibrio riafferrate il manubrio. E mi raccomando, stringete la sella con le ginocchia. Se non stringete la sella con le ginocchia è facile che la bici vi scappi via. Poi provate proprio a farlo bene facendo proprio un suicide, un classico suicide, e atterrare senza mani. Sentite la bici che scappa viene avanti, è normale. Mi raccomando, quando atterrate dovete tenere la vostra testa il più avanti possibile, di sopra esattamente il manubrio. Più la tenete indietro, più la bici scapperà avanti. Mamme di YouTube, non odiatemi. La cosa che mi è piaciuta un sacco del primo video che ho fatto dei 10 trick in piano è che voi avete proprio preso i nomi che io ho dato banalmente ai trick, ma li ho inventati io in quel momento, e li avete proprio masterizzati. Quando mi incontrate in giro mi dite: ho fatto il divano, ho fatto il pendolo. Appunto, una volta era il divano, adesso è diventato la poltrona. Quando si diventa grandi ragazzi si passa da divano a poltrona, e anche in questo caso dal più facile che era il divano ci siamo evoluti alla poltrona. È esattamente come il divano, quindi andatevi a vedere il tutorial del divano. Ma la differenza appunto è che non dovete appoggiare le gambe sopra il manubrio, ma mettere i piedi appoggiati con le suole sul manubrio e guidare la bici proprio con i piedi. Non tenete la sella bassissima, sella medio alta, e mi raccomando anche qui togliete le mani per gradi, perché dovete prendere bene l'equilibrio e non dare dei calci improvvisi a destra e a sinistra, perché se per caso con un piede spingete di più il manubrio rischiate di farvi chiudere lo sterzo come niente. E voi pensate che le idee siano finite, eh? Invece ho tenuto il trick più bello proprio come decimo. Infatti è per questo che dovete vedere i video sempre fino in fondo. E in questo caso la chicca l'ho rubata da un vecchio video di Sam Pilgrim. Trick epico, ragazzi. Lui l'ha chiamato The Friendship, che in italiano viene tradotto l'amicizia. Amico, venga a fare questo trick. Andiamo. L'amicizia ragazzi, l'amicizia. Punto 1, trovate un vostro amico. Tu sei un vero amico? Quanti soldi hai? Ma molto amico. 1500. Ok, affare fatto. Vi dovete fidare uno dell'altro parecchio, devo dire. E deve essere quello che anche se cade in bici non vi rompe le palle. Ha preso una pedalata sullo stinco perché io sono sceso senza dirglielo. Chiaramente se state uno di fianco all'altro precisamente vi scontrerete, cioè vi prenderete dentro con la testa o con le spalle. Quindi dovete stare anche sfalsati leggermente, uno davanti all'altro. Quello che sta davanti deve tenere entrambe le mani sul manubrio, mentre l'altro sarà più appoggiato con la mano sulla sella e sempre una mano sul manubrio. E poi ragazzi inizia il divertimento. Dovete mettervi lì e provare e riprovare. Uno sul pedale di destra, uno sul pedale di sinistra. Cioè immaginatevi ragazzi arrivare dalla vostra compagnia in questo modo, insieme con nonchalance. Bene ragazzi, questi erano i 10 trick da mountain bike che tutti possono fare in un parcheggio. Divertitevi a provarli e condividete questo video a tutti i vostri amici su WhatsApp per sfidarli a fare questi trick. Io continuo a far allenare l'arboreto che è ancora fermo ai trick del primo video, e come dice Cannavacciuolo, adios!